Abbiamo in collegamento Riccardo Croce, direttore del Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la protezione delle infrastrutture. Benvenuto a Rai News 24. Buongiorno, buongiorno a tutti. Croce, partiamo dalla lotta alla pedofilia, al cyberbullismo. Che cosa è emerso? Che cosa ci ha detto il 2022? Che cosa è cambiato negli ultimi mesi? Il 2022 è stato un anno senz'altro caratterizzato da un aumento di persone indagate e individuate dalla Polizia Postale come autori della diffusione di materiale pedopornografico e di abusi su minori. Nonostante il lento ritorno alle abitudini di vita dovute alla fine delle restrizioni legate alla pandemia, abbia diciamo, fatto tornare la cittadinanza ad una vita normale, nonostante questo vi è stato un aumento di soggetti individuati ed arrestati dalla Polizia Postale. Sono soprattutto i casi di adescamento di minori online a preoccupare, con una fascia di età sempre più bassa, si parla di 9 anni addirittura, di bambini esposti a condotte di adescamento. Ecco perché, mi piace ricordarlo, la Polizia Postale ha ulteriormente si è resa ulteriormente prossima e vicina ai bambini e ai loro genitori con corsi e con incontri di educazione ad un utilizzo consapevole delle tecnologie già direttamente nella scuola primaria e nei cicli scolastici seguenti. E quindi quest'opera di informazione, che tra l'altro qui a Rai News 24 abbiamo documentato più volte, che avete condotto negli ultimi mesi, Croce, nei quali però è stato significativo, rilevante l'incremento anche di attacchi nel cyberspazio invece alle istituzioni, a grandi infrastrutture. Ecco, qui il 2022 ha segnato un cambio di passo legato alla guerra in Ucraina o ha confermato una tendenza che voi sostanzialmente riscontravate già da tempo? Ma certamente l'acuirsi delle tensioni internazionali dovute alla crisi, all'escalation della crisi russo-ucraina ha ulteriormente aggravato uno scenario che è uno scenario di altissima preoccupazione. Le nostre infrastrutture critiche, erogatrici dei servizi pubblici essenziali, ospedali, scuole, sistema dei trasporti, sistema delle comunicazioni, sistema della pubblica amministrazione sono costantemente sotto attacco da gruppi hacker ben noti a livello internazionale, ben strutturati, che se prima si connotavano per una matrice di attacco esclusivamente criminale, ora con appunto l'escalation della crisi russo-ucraina, a questo si aggiunge un attacco a matrice statuale sempre più ovviamente importante in termini sia di dimensioni che di qualità dell'attacco. Di fronte a questo, ovviamente, la prevenzione è la chiave, la prossimità che il CNAIPIC, che la Polizia Postale realizza con le infrastrutture critiche del territorio al loro servizio, è una prossimità che fa sì da stabilire un contatto precoce con l'infrastruttura da attaccare e da veicolare per tempo indicatori di sicurezza che possono addirittura evitare l'attacco, fermo restando che si tratta davvero di un'emergenza in questo momento, con migliaia di attacchi informatici, decine di migliaia di attacchi informatici che ogni anno purtroppo prendono di mira proprio chi eroga i servizi pubblici essenziali del Paese. E l'erogazione dei servizi pubblici essenziali passa oggi principalmente attraverso la modalità informatica. La rete, e se tratta di attacchi, purtroppo, che dal punto di vista dell'aggressore evidentemente presentano anche una caratteristica di economicità rispetto ad altri strumenti. Croce, torniamo più vicino a noi, a semplici utenti che anche soprattutto dopo il periodo in pandemia hanno una dimensione sul web, sui social, sulle piattaforme, sulle app, sempre più intensa, frequentazioni sempre più spigliate, per così dire. Che rischi corriamo quando riprendiamo e diffondiamo immagini di qualche cosa che magari ci incuriosisce, ci atterrisce, ma che rappresenta un reato? Pensiamo a episodi di cyberbullismo, pensiamo anche a episodi di violenza.
Ma veda, le tecnologie possono essere, sono sicuramente una risorsa importantissima, i social network sono una risorsa, ma ovviamente, come lei giustamente osservava, devono essere prese in considerazione anche delle misure minime, perché ovviamente la rete, quando noi postiamo, riprendiamo e poi postiamo filmati e contenuti, non è una zona franca, è una zona dove possono essere compiuti anche illeciti, esattamente alla stessa stregua del mondo fisico, del mondo reale. In generale, diciamo, vanno assunte delle indicazioni di prudenza. Quando noi riprendiamo, per scopi non di servizio pubblico, quindi per scopi non di servizio, la vita altrui, noi stiamo trattando dati personali altrui. E quindi il trattamento dei dati personali, soprattutto dei dati sensibili, va fatto, con il consenso spesso della parte che in quel momento stiamo riprendendo. Quindi ecco, il trattamento dei dati personali online che è assolutamente un problema dal punto di vista dell'utilizzo delle tecnologie, costituisce una risorsa senz'altro, ma va fatto con la consapevolezza che quello che noi realizziamo quando realizziamo filmati che riprendono momenti anche intimi della vita di un'altra persona, devono vedere obbligatoriamente il consenso della persona ripresa, sia al fatto di essere ripresa, sia al fatto che poi i contenuti così ripresi possano essere diffusi online. Altrimenti la conseguenza è che senza magari volerlo e senza accorgercene facciamo del male all'altra persona e commettiamo quello che a tutti gli effetti può essere un reato. Ecco, commettiamo un reato. Ha fatto bene a ricordarlo. Noi ringraziamo Riccardo Croce, direttore del Centro Nazionale Anticrimine Informatico. Grazie e buon lavoro, naturalmente. Grazie a voi, buon lavoro, un saluto a tutti i telespettatori.